Ragazzi, unexpected, ma è appena arrivato un pacchetto da Hong Kong. In teoria lo aspettavo tra il 15 e il 30 marzo. Oggi è semplicemente il 3 marzo, quindi perfetto. Domani è il mio compleanno, quindi direi che è arrivato giusto giusto per il mio compleanno. Ma non aspettiamo altro tempo. Prendiamo la nostra lama, apriamo sto pacchetto in qualche modo, vediamo cosa c'è dentro. Io ho già qualche sospettino. Vediamo se è quello che penso. Ho ordinato un sacco di cose da AliExpress anche ultimamente. Pacchettino molto leggero e molto alla belle meglio. Spero non si sia rotto, anche perché comunque diciamo che è una cosa abbastanza delicata. Apriamo anche di qua. Quasi avercela fatta. E voilà. Tanto pluribor. È molto più gommoso di quello normale. È strano, ragazzi. È quello che aspettavo. Pacchettato in una bustina, ragazzi. È l'obiettivo che avevo ordinato. Adesso andremo subito a vedere se funziona. L'ho preso da AliExpress, l'ho preso da un negozietto. È l'obiettivo che mi sarà rotto per l'appunto il 16-50 della mia Canon. È un obiettivo usato, dovrebbe essere ricondizionato. A vedersi, sembra in ottime condizioni. Sto guardando anche le viti, hanno segni e non segni. Ma no, direi che è perfetto. Beh, prendiamo subito la Canon e proviamolo. Eccomi qui ragazzi, dato che si era rotto per l'appunto questo obiettivo, non funzionava più. Io nel mentre avevo comprato questo adattatore che vi ho fatto vedere anche in video precedenti. Nel caso vi lascio qua tutti i link sotto, dategli sempre un'occhiata ragazzi. Avevo preso questo adattatore per l'appunto per questi vecchi obiettivi Canon. E finora mi ha funzionato perfettamente, però l'unica differenza è che l'obiettivo è autofocus, ma l'adattatore che ho preso costava solo 15 euro, ovviamente, quindi l'autofocus non va e quindi ovviamente facevo tutto in manuale. La cosa figa è che io comunque la macchina ce l'ho grigia e quindi l'ho pure trovato di culo grigio, volevo prenderlo dello stesso colore e niente, giusto per adattarlo. Questa era una stupidata mia. Proviamo subito, speriamo bene, questo è il momento della verità. Bam, ragazzi, funziona, non ci credo. Sono tornato ad avere il mio obiettivo. Speriamo, speriamo dure. Alla fine, AliExpress l'ho pagato comunque solamente 50 euro. Speriamo ne siano valsi la pena. È arrivato veramente veloce. Doveva arrivare, come detto, tra il 15 e il 30 marzo. Oggi è solo il 3 ed è arrivato. Ragazzi, aspettate perché è arrivato un altro pacchettino. Stavolta da Amazon. Vedete che infatti sono vestito diversamente. Ma andiamo subito a scartare anche questo pacchettino e vediamo cosa si nasconde al suo interno. Allora, sono degli adattatori che ho ordinato l'altro giorno. Sono della Easy Ulch. Marchio che ho trovato su Amazon, non ho mai usato niente di loro. Sono ben 4 al prezzo di 4,89 euro, ragazzi, se non sbaglio. Vi lascio comunque il link qua sotto. Sono adattatori per tipo C con USB normale. Bam, guardate qui, non so se mette a fuoco, eccolo qui. Vedi, adattatore Type-C con ovviamente USB normale. E vi starete chiedendo perché ho preso questi adattatori? Beh, semplicemente perché possono tornare utili, costavano meno di 5 euro per 4. Beh, semplicemente perché comunque il mio telefono può essere collegato da uno di questi. Ancora più semplicemente posso andare a prendere una qualsiasi chiavetta USB, collegarla qua. Come vedete è appena stata riconosciuta, non so, vedrete qualcosa, che posso semplicemente trasferire foto, immagini dentro la chiavetta. Come seconda cosa ho anche il mio fantastico PC e anche questo ovviamente ha solo attacchi Type-C, quindi anche qua ovviamente potrò andare a collegarcela e trasportare le cose molto più velocemente. Per il mio PC ovviamente avevo già anche questo adattatore che ha molte più porte, ha anche direttamente già le porte per varie schede, comunque delle fotocamere. Tante volte magari mi viene più utile avere semplicemente magari questo, collegarlo direttamente lì senza stare a collegare tutto sto coso che sta in giro spenzolante e usarlo così molto più semplicemente. Ovviamente ha mille altri usi, posso ovviamente collegarci altre cose. Volendo potrei collegare direttamente anche questo sempre qui e attaccarci il mio microfono da PC, ovvero un microfono Tonor che vi ho già fatto vedere più volte. Questo qua ha un attacco USB, l'ho già provato sul telefono, funziona, me lo legge, potrei sfruttarlo anche per quello. Ma ragazzi, ragazzi, sorpresina, ho un altro pacchettino. Ecco qui, ragazzi, un altro pacchettino che avevo tenuto nascosto. Andiamo subito a vedere cos'è. E dire la verità, non vedo anche subito l'ora di provarlo, ragazzi, perché da oggi in poi ci sarà un grande cambiamento, spero. Allora, il pacchettino è questo.
E voilà! È un microfono lavalier. Sono molto curioso di usarlo. Adesso andremo subito a fare una comparazione con microfono e senza microfono. Beh, senza microfono è come comunque mi state sentendo adesso. Ho cercato un sacco di microfoni del genere. Cercavo la soluzione più adatta al mio problema. Come detto, ragazzi, quando registro in casa le pareti rimbombano veramente un sacco. Poi ho un tono di voce abbastanza alto, soprattutto quando registro i video. Ma l'unico grosso problema è che mi cam principale non ha attacco per microfono, non ha proprio l'uscita per poterci collegare un microfono. Non esiste adattatore, non esiste alcun modo. L'unico modo, mi sono documentato, sarebbe proprio smontarla, andare a prendere due microfoni interni, farci noi stessi un collegamento con un attacco jack, ma è una cosa che non penso di essere in grado di fare, non l'ho mai fatta. Vorrei provare a farla, ma probabilmente la farò quando avrò una macchina nuova e quindi se romperò questa non sarà così tanto importante, anche se comunque vorrei evitare di romperla e tenerla come seconda macchina per diverse riprese, eccetera eccetera. Però sarebbe veramente un esperimento da poter fare. Ma torniamo al nostro microfono. Questa era l'unica e vera soluzione, ovvero i classici microfoni comunque da attaccare sulla macchina. Anche in casa avrebbero comunque preso il suono con il rimbombo, anche perché io qui dove ho la postazione computer sono comunque nell'angolo della stanza, quindi il suono rimbomba ancora di più. Ma lo stesso se mi mettessi in centro stanza. Uguale con un microfono attaccato sopra, sì, ci sono tantissimi microfoni veramente buoni, tirano via il rumore di fondo eccetera eccetera, ma se non lo tengo comunque vicino e lo tengo comunque a una certa distanza, adesso la videocamera è anche zoomata, ce l'ho comunque almeno un metro e qualcosa da me, si sente comunque il rimbombo. Questo era l'opzione migliore. Comunque, tralasciando questo, ho guardato un sacco di recensioni su diversi lavalier, ce n'è di tutti i prezzi. La cosa che mi ha sbalordito, e che ha sbalordito tutti quanti, sia su YouTube che anche nei commenti di Amazon, è che questo costa 10-12 euro. Io l'ho trovato sia a 12 euro qualcosa, cioè pochissimo. È fatto veramente bene, dei materiali veramente belli, e da quello che ho visto funziona veramente veramente tanto bene. Ovviamente lo collegherò al telefono, ho scaricato già diverse applicazioni Android, almeno per il mio telefono, per poter registrare. Ne voglio provare di diverse prima per vedere qual è comunque la migliore, perché ovviamente anche l'applicazione cambia tanto la qualità dell'audio. Ma andiamo subito ad aprirlo, basta tirare per le lunghe. Allora, qua ci ho messo 1000 scoccini, con cuore che me li rubavano. Cioè, guardate ragazzi, per 12 euro, già che vi arriva una confezione, se me la metto a fuoco, fatta così, cioè, con lo strappettino dentro, ovviamente. Il microfono con il clip da attaccare ovviamente alla maglietta. Questo altro adattatore, che è l'adattatore TRRS, che va all'adattatore TRS. Poi è vero, questo è l'adattatore per poterlo attaccare comunque alla fotocamera. Invece quello che troviamo direttamente sul nostro microfono è il jack da poter attaccare al telefono. Non volevo comunque star qui a spiegare le differenze tra i vari attacchi jack, ma passiamo subito alla prova pratica. Beh ragazzi, non so adesso come sentiate voi la differenza, io sto facendo una prova quindi non l'ho ancora ovviamente sentita. Sto usando una delle due applicazioni per il mio telefono, ne avevo scaricate tre, ma già una solo nel registrare ancora senza avere il microfono mi dava veramente un audio bruttissimo. Ve le lascio tutte e due qua sotto, magari possono interessare anche voi. Questa che state sentendo adesso si chiama Tape at All, proverò a cambiare applicazione per vedere se comunque ci sono delle differenze. Le lascio ovviamente tutte e due, così magari potrà aiutare anche voi nella scelta. Vi lascio sotto anche il link di questo microfono. Ok ragazzi, questa è l'altra applicazione, si chiama Voice Recorder. Spero che comunque questa comparazione del non avere un microfono e di avere un microfono sia andata a buon fine. Spero che d'ora in poi la qualità dei miei video, ma soprattutto almeno dei miei audio, sia migliore di quanto lo fosse prima. Spero almeno non ci sia più l'eco imbarazzante che c'era comunque ovviamente nella stanza. Andremo ovviamente poi a vedere sulla prova pratica quando registrerò i prossimi video e sentire veramente la netta differenza. Ok ragazzi, ho finito ora di editare il video e ovviamente ho riascoltato le varie registrazioni. Mi è piaciuta molto di più la seconda app. Vorrei ricordare che ovviamente sia la prima che la seconda ho semplicemente messo il jack nel telefono e schiacciato rec dell'app, quindi ovviamente magari c'è da sistemare qualche impostazione direttamente nell'applicazione. Probabilmente userò la seconda, ma sicuro darò un'occhiata ad altre varie opzioni, perché comunque ce ne sono veramente tantissime sia su Google Play
Play che anche su iOS. Devo dire che sono veramente soddisfatto, poi per 12 euro non avrei mai pensato di ottenere un audio così buono. Confronto quello che avevo prima, sicuramente abbiamo fatto un salto di qualità in avanti. Fatemi sapere anche voi qui sotto cosa ne pensate. Niente ragazzi, spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi possa essere stato utile. Vi ricordo di dare sotto un'occhiata a tutti i vari link per tutti i vari social, di seguirmi sul nuovo canale Telegram perché metterò un sacco di offerte, di dare sotto un'occhiata ovviamente al link di questo microfono e anche al mio link per l'affiliazione in Amazon. Ovviamente se comprate dai miei link avrò una piccola percentuale, questo aiuterebbe comunque il canale. Spammate, lasciate tanti like e commenti e che altro dire? Nient'altro ragazzi, bella!